Buongiorno e bentrovati, gentili telespettatori di Teleprima, al nostro Prima TG che apriamo come di consueto con l'andamento della curva pandemica sul territorio nazionale. Secondo il più recente bollettino della Protezione Civile sono 14.372 i nuovi positivi su 275.179 tamponi processati tra molecolari e antigenici. I decessi registrati sono stati 492. La percentuale dei positivi è del 5,2%, dato comunque fortemente influenzato dal conteggio dei tamponi antigenici che si sommano a quelli molecolari. Il totale delle vittime da inizio pandemia supera le 87.000 persone, sono 87.381 i deceduti. Gli ingressi in terapia intensiva sono stati 102 nelle ultime 24 ore. Sono invece in isolamento domiciliare circa 452.000 persone, per l'esattezza 451.551. La regione Emilia-Romagna ha comunicato che sono stati eliminati 12 casi comunicati nei giorni precedenti perché non considerati casi di coronavirus. Arrivato il bollettino anche per quanto riguarda la regione Campania, con l'unità di crisi che ha diramato gli ultimi aggiornamenti con 1.313 positivi, di cui 1.103 asintomatici e 87 sintomatici. Tamponi sono stati 16.112, di cui 1.904 antigenici. Ancora numero alto dei deceduti, 35 nell'ultimo bollettino, con 12 deceduti nelle ultime 48 ore e 23 in precedenza, ma contabilizzati soltanto nella giornata di ieri. I guariti sono stati invece 684. Buone notizie dalle terapie intensive: nel consueto report di posti letto scendono sotto i 100, sono 98 i pazienti attualmente ricoverati su 656 a disposizione della regione, mentre invece per quanto riguarda la degenza ordinaria ci sono 3.160 posti tra offerta pubblica e privata, ne sono occupati 1.474. Ora la crisi di governo, ancora giorno di consultazioni al Quirinale con protagonisti il Partito Democratico e Italia Viva. Resta comunque il gelo sul futuro del prossimo Premier. Una precisazione è arrivata dal segretario Zingaretti sul proprio profilo Facebook. Ha detto: non abbiamo alcuna intenzione di chiuderci nelle nostre stanze per trovare un governo a qualsiasi costo. Non è questa la nostra storia e soprattutto non è quello che serve alla nazione. Prendiamoci cura dell'Italia e credo che la giusta cura sia un governo di legislatura, un governo europeista, repubblicano, che possa rilanciare lo sviluppo, attento soprattutto agli ultimi, un governo attento alla salute e al futuro degli italiani. Questa crisi non l'abbiamo voluta noi, ne avremmo fatto a meno, ha detto Zingaretti, però in questo momento l'Italia può e deve guarire. Una tragedia in provincia di Torino: un uomo di 39 anni ha ucciso la moglie e il figlio di appena 5 anni per poi tentare il suicidio lanciandosi dal balcone di casa. È avvenuto intorno alle 3 del mattino in un'abitazione di Carmagnola, dove i carabinieri hanno poi arrestato l'omicida. Il duplice omicidio è arrivato al termine di una lite familiare ancora da chiarire. L'uomo ha scritto un biglietto con segnato "vi porto via con me" e, secondo quanto riportato dagli inquirenti, si è detto deluso per il rapporto di coppia, dichiarando tutto l'amore alle due vittime. Prima di buttarsi dal balcone di casa, l'uomo ha tentato di tagliarsi le vene dei polsi e si è poi buttato dal balcone, procurandosi la frattura di vertebra, sterno e caviglia. Avrebbe anche ingerito un liquido, per cui è stato sottoposto ad una particolare visita specialistica. La prognosi indicata al momento è di 60 giorni. Sui social si è comunque scatenato l'odio. La pagina Facebook dell'uomo è piena di insulti di chi non riesce a darsi una spiegazione a tale violenza. Sta scritto: come hai potuto, hai ucciso due angeli, sei un assassino. Sono solo alcune dei messaggi postati sotto l'immagine del bambino. Riposa in pace, si legge ancora, avevi una vita davanti a te e invece chi doveva proteggerti ti ha ucciso. Non ci sono parole per commentare tutto questo.
Nel 2020 sono stati 35 i capoluoghi di provincia fuori legge per polveri sottili, con Torino maglia nera, con 98 giorni di sforamento dei limiti quotidiani, seguita da Venezia e Padova, al centro-sud primato triste per Avellino e Frosinone. Questo è il report annuale di malaria di città 2021 pubblicato da Legambiente, con situazioni particolari e delicate un po' in tutto il paese. Nonostante i mesi di lockdown e lo smart working a causa del coronavirus, nel 2020 sia Roma che Milano hanno superato il valore medio annuale suggerito dall'Organizzazione Mondiale per la Sanità di biossido di azoto. Legambiente ricorda inoltre che sono le auto la principale fonte di inquinamento in città e che le emissioni fuori legge delle vetture diesel continuano a causare un preoccupante aumento di mortalità, come è emerso anche da un recente studio di Clean Air for Health, la quale ha stimato che per la prima volta l'inquinamento a Milano è imputabile alle emissioni di autodiesel che superano quelli che sono i limiti fissati dalle istituzioni. In particolar modo nel capoluogo lombardo sono proprio i veicoli diesel Euro 4 ed Euro 5 a provocare la maggior parte dell'inquinamento, ricordando che ogni anno in Italia, secondo i dati dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, sono oltre 50.000 le morti premature dovute all'esposizione eccessiva ad inquinanti atmosferici, con spese che variano tra i 47 e i 140 miliardi di euro. Ci spostiamo ora in Campania perché proseguono le seconde dosi del vaccino tra i sanitari della regione, in attesa di ripristinare il programma delle prime vaccinazioni fissato per il prossimo 6 di febbraio. Alla mostra d'Oltremare, con gli ultimi dati, ci sono stati 1.266 vaccinati convocati per diverse fasce orarie in ordine alfabetico. Si proseguirà anche a partire da oggi e per le prossime giornate, con previste nella giornata di venerdì 2.019 persone e sabato 2.382, e proseguono intanto i richiami anche negli altri hub cittadini. È prevista in data odierna una riunione in regione proprio per la pianificazione della fase successiva. Dal 1 febbraio, infatti, Pfizer ha assicurato che la fornitura tornerà a livelli regolari senza alcun tipo di riduzione, coinvolgendo anche le persone oltre 80 anni. Qui si dovrebbe partire invece intorno alla metà del mese di febbraio. Intanto l'eurodeputato del Partito Democratico Andrea Cozzolino ha chiesto però a gran voce la possibilità di valutare azioni legali contro Pfizer e AstraZeneca. Ha detto un ritardo del genere rischia di mettere a repentaglio la vita e la salute dei cittadini europei. Una richiesta che ho fatto, che riguarda non solo i ritardi nella consegna ma anche una riduzione delle dosi per il primo trimestre del 2021, è un rischio per cui, ha concluso Cozzolino, la Commissione deve assolutamente prendere provvedimenti. In Campania la Regione ha firmato anche un atto di richiamo per quanto riguarda le disposizioni di natura scolastica e il conseguente pericolo di contagio da coronavirus. Nella nota si legge che vengono raccomandati i dirigenti scolastici di adottare misure di massima prudenza nell'organizzazione delle attività scolastiche, assicurando innanzitutto che la presenza in aula delle singole classi, questo per quanto riguarda l'ambito liceale, non superi il 50%, che venga consentito ai genitori degli alunni di optare per eventualmente la didattica a distanza e che venga disposta su richiesta la fruizione della DAD nel caso di alunni con situazioni di fragilità del sistema immunitario oppure di persone conviventi o comunque sulla base di esigenze adeguatamente motivate. E infine non venga differenziato l'orario di ingresso degli alunni, assicurando piuttosto il rispetto dei limiti percentuali di presenza in aula degli stessi alunni attraverso delle misure di rotazione. Si richiamano i dirigenti scolastici a rispettare i requisiti generali di sicurezza e ad attuare i piani connessi alle responsabilità, appunto, per evitare quanto possibile la diffusione del contagio. È stata istituita a Somma Vesuviana la figura del garante per la tutela degli animali, vietata la macellazione di animali anziani o non più abili al lavoro come bovini o suini, ed è previsto un rifugio, una sorta di RSA
per stallo e accudimento di questi animali, previste severe punizioni per coloro che li abbandonano e prescrizioni per chi commercia e acquisti animali esotici a danno dell'ecosistema. Per la prima volta, insomma, Vesuviana viene approvato il regolamento a tutela degli animali con un voto unanime di tutto il Consiglio Comunale, comprese infatti anche le opposizioni. Il regolamento avrà la funzione di promuovere e sensibilizzare verso la tutela degli animali, ma anche di ricevere segnalazioni e avere una collaborazione con le associazioni animaliste e i medici dell'ASL per monitorare quella che è la salute appunto degli animali sul territorio. È stata anche istituita la consulta per la tutela degli animali, un organo di natura consultiva. Sul punto si è espressa Rosalinda Perna, assessore al randagismo del comune di Somma Vesuviana. L'ascoltiamo. Finalmente è stato approvato il regolamento per la tutela degli animali, un regolamento che è stato concepito per la tutela non solo, diciamo, dei comuni animali che conosciamo, che siamo abituati a conoscere come cani e gatti, ma un regolamento che prevede un ampio raggio di tutele anche per uccelli, equidi e per tutti, diciamo, quella nuova tipologia di animali che adesso oggi sono considerati animali di affezione, come conigli, come animali esotici. In tal modo noi abbiamo pensato di dare delle prescrizioni anche per consentire a tutte, diciamo, le specie viventi presenti sul territorio comunale di poter avere un'esistenza, diciamo, dignitosa. Il regolamento prevede come assoluta novità per la zona vesuviana la figura del garante per la tutela degli animali. Il garante viene scelto tra persone che sono dedite alla cura e alla tutela degli animali, è un volontario che fa da filtro tra il cittadino e l'amministrazione. Molte volte il cittadino ha dei dubbi, il cittadino praticamente vuole consigli, vuole dare proposte, il garante praticamente è colui che accoglie e riceve proposte e dà consigli e suggerimenti. Ci spostiamo ora a Caserta con il consueto aggiornamento pandemico dell'ASL locale. Nell'ultimo bollettino, come potete vedere dalla grafica in sovraimpressione, 177 nuovi positivi con 8 deceduti e 212 guariti. I tamponi processati sono stati 2031 per un tasso di positività dell'8,7%. Nel conto complessivo, discesa di 43 positivi su tutto il territorio casertano. Ancora in cima Maddaloni per numero di contagi con 253 casi attivi. È l'unico comune tra tutti i 104 della provincia ad essere sopra i 200 casi attivi. Segue Marcianise con 159 e Caserta con 147. Chiudiamo con il calcio. Il Napoli batte lo Spezia per 4-2 e va in semifinale di Coppa Italia. Gli azzurri hanno dominato il primo tempo chiudendolo con un poker grazie alle reti di Koulibaly, Lozano, Politano ed Elmas. Nella ripresa sono calati i ritmi e gli aquilotti hanno riaperto il match prima con Jasi e poi con Acampora, che hanno messo paura agli azzurri, che però alla fine sono riusciti a portare a casa il risultato. In semifinale doppia sfida contro l'Atalanta di Gasperini, andata al Diego Armando Maradona il 3 febbraio, il ritorno al Gewiss di Bergamo il 10, sempre di febbraio. Al termine della partita un Gattuso particolarmente infastidito ha risposto ai cronisti su una possibile dimissione, ha detto: non capisco perché agli altri club non vengono fatti queste stesse domande, io e il mio staff buttiamo il sangue dalla mattina alla sera, se i risultati non vanno bene io sono un dipendente della società e vengo valutato in base ai risultati, non capisco perché ogni volta devo sentirmi dire che Gattuso si deve dimettere, io resto qui e non ho alcuna intenzione di andar via. L'obiettivo per il tecnico è chiaro: arrivare tra le prime quattro, perché la rosa è valida. Da noi Osimhen ha fatto solo 6 partite, Mertens manca dalla partita contro l'Inter, in questo momento ci mancano dei giocatori e ancora io lavoro e verrò giudicato dai risultati. Sembra che non abbiamo fatto niente, ma in realtà sono alla quarta semifinale di Coppa Italia consecutiva, so che è difficile ma io non mi deprimo
facilmente, nessuno mi ha mai regalato nulla, ma possiamo fare di più, io non vado dietro alle chiacchiere, ha concluso il tecnico. Non mi aspettavo assolutamente domande su De Laurentiis, ma mi aspettavo domande appunto di altro rilievo, affrontando quella che è la partita, ha detto Gattuso. La discussione dell'allenatore ci deve essere, ma mi aspettavo che le domande fossero legate alla partita e non al mio futuro come allenatore del Napoli. E con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro Prima TG. L'appuntamento con l'informazione di Teleprima si sposta ora in serata con il flash delle ore 18. Da parte mia, grazie per averci seguito e arrivederci.